Siamo molto felici di essere presenti qui oggi, molto onorati di poter partecipare a questa importante occasione, di intervenire per la prima volta a un'assemblea generale dell'Univer, ma soprattutto di poter festeggiare insieme a voi i 20 anni di questo progetto. Un progetto grandioso che ha richiesto e che richiede tutt'oggi appunto la lungimiranza, la passione e l'entusiasmo delle persone che sono presenti qui oggi. Ecco, queste persone costituiscono per noi un esempio, un modello che abbiamo deciso di seguire e di imitare, sondando appunto l'Associazione Univer di Studenti, che siamo lieti oggi di presentarvi e ringraziando in particolare appunto il professor Ricci. L'Associazione Univer di Studenti nasce con l'intento di dar voce alle aspirazioni degli studenti, che vedono nell'università il luogo ideale per la costruzione del dialogo e per la riscoperta di valori condivisi. In questo modo sappiamo che possiamo trovare il modo di valorizzare gli apporti culturali provenienti da tutti i popoli del Mediterraneo. In uno scenario aggravato dalla crisi economica e finanziaria globale, il Mediterraneo vede oggi riacuirsi tensioni religiose, nazionali e politiche, ma vede anche e soprattutto l'emergere di una nuova potenzialità laica del mondo arabo e di un crescente protagonismo dei giovani e della società civile delle società civili nordafricane. I giovani che hanno avuto un ruolo da protagonisti in questi ultimi mesi si ribellano contro poteri autoritari gestiti per decenni con la complicità dell'Occidente, si ribellano contro una situazione che non prospetta loro un futuro per il lavoro e per la propria realizzazione, si ribellano contro appunto la disoccupazione strutturale e un sistema di repressione poliziesca e di esclusione sociale. La primavera araba quindi costituisce per noi una svolta storica e un'occasione per aprire gli occhi. Questi sono movimenti epocali, questa è l'indignazione civile e l'aspirazione legittima di queste generazioni verso un assetto democratico. Al fatto democratico hanno fatto emergere i numerosi pregiudizi e le contraddizioni che hanno caratterizzato fin d'oggi le relazioni euro-mediterranee. Ecco, in primo luogo sappiamo che la cooperazione euro-mediterranea fin d'oggi, negli ultimi 30 anni, è stata incentrata esclusivamente su una combinazione di interessi dei paesi europei, tra i paesi europei e le oligarchie dei paesi della riva sud, e che questi sono stati influenzati quasi esclusivamente da preoccupazioni sulla tenuta della stabilità e della sicurezza regionale. Sono stati in questo modo relegati nell'agenda politica tematiche quali diritti umani e il dialogo con la società civile. In questo modo sono stati ignorati quasi completamente il malessere e le legittime aspirazioni dei giovani alla libertà e alla democrazia. Ma come sappiamo, e ce lo dimostrano appunto questi gli avvenimenti degli ultimi mesi, le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti, non di interessi di convenienze diplomatiche. Questi giovani che forse hanno schiacciato nei governi europei per il coraggio e per lo spirito rivoluzionario che li animano e che li anima, rappresentano i nuovi interlocutori per una reale cooperazione, una cooperazione che sia basata su meccanismi di interazione paritaria tra i popoli del Mediterraneo. In questo modo si può superare la tradizionale mentalità eurocentrica e neocoloniale e i rapporti di forza squilibrati che oggi contraddistinguono le relazioni sud-nord e occidente-oriente. In secondo luogo, la propria contraddizione che ha costituito un limite per la realizzazione del processo di Barcellona e successivamente per l'Unione del Mediterraneo, ripetendosi quasi identica, consiste nell'incapacità di affrontare il nodo delle disuguaglianze esistenti tra le due sponde del Mediterraneo. Di fatto possiamo constatare che gli stanziamenti, anche l'aumento appunto di questi stanziamenti nei paesi della riva sud non ha prodotto un miglioramento delle condizioni di vita, dell'istruzione e non ha portato ad un riequilibrio delle disparità economiche che sono andate invece ad aggravarsi. Appunto a questo riguardo possiamo menzionare uno studio Ecomed guidato da direttori, un gruppo guidato da direttori esecutivi di alcune compagnie come Telefonica e Oracle, che afferma che una delle strade che permetterebbe di colmare anche il gap di ricchezza tra l'Europa e i suoi partner del Mediterraneo sarebbe proprio quello di migliorare le competenze e le conoscenze delle giovani generazioni. È chiaro dunque che la cooperazione economica da sola
non può funzionare e che è necessario rilanciare appunto il ruolo chiave dell'università. E attraverso lo scambio di idee, il confronto con l'altro, il rispetto per i diversi punti di vista conduce i giovani ad investire e a credere in un futuro più giusto e dunque più condiviso. È dunque in questo contesto che Unimed Studenti vuole operare all'interno appunto della rete di Università Unimed, investendo appunto sul ruolo che la cultura deve e può rivestire nella riscoperta di valori condivisi. Nell'ottica di sostenere il dialogo universitario tra le due sponde del Mediterraneo, vorremmo incentivare appunto la mobilità degli studenti del Mediterraneo, rimuovendo i numerosi ostacoli che si frappongono. E sosteniamo la proposta che è già stata pensando a più volte di appunto estendere l'Erasmus, il programma Leonardo da Vinci, anche il servizio civile, anche ai paesi arabi. L'obiettivo è appunto quello di consentire agli studenti della sponda sud di beneficiare e di investire a loro volta in un programma di successo come è, stato l'Erasmus, che ha avuto appunto il merito di avvicinare e di incoraggiare il senso di appartenenza ad una comunità sovranazionale di tanti giovani europei. La mobilità degli studenti del Mediterraneo, la cui importanza appunto è stata ribadita più volte questa mattinata, sarà appunto il tema del workshop che interesserà appunto, che si terrà questo pomeriggio alle 11:30 e cui appunto invitiamo tutti voi a partecipare. Verrà stilato da Fina Mastello sulla mobilità che affronterà appunto questi temi, che rifletterà sulla semplificazione anche della mobilità attraverso il rilascio di visti, eccetera. Appunto verrà stilato questo appello finale che inviteremo poi a sottoscrivere tutti voi e presenteremo alle istituzioni europee. Ci auguriamo che potrete in futuro seguire e sostenere le nostre attività, coinvolgendo in particolare gli studenti delle vostre università, nei progetti che presenteremo di volta in volta, come scambi giovanili, seminari internazionali, incontri tematici tra le varie università, un forum annuale che sarà appunto uno spazio di dibattito, e campus estivi per i prossimi anni e soprattutto un grande evento, appunto, che ci impegniamo ad organizzare, un'assemblea giovanile mediterranea che si terrà ogni 2 anni in una delle diverse città che ospitano le università della rete Unimed. Sarà appunto una giornata di anche di musica, di pari, di esibizioni sportive, di letture, in cui ci sarà la possibilità di approfondire delle tematiche in particolare e di programmare un piano di lavoro per i 2 anni successivi. Appunto, per concludere, ripariamo con un progetto così ambizioso come quello di Unimed. Per trovare continuità ed assicurarsi un futuro, ha bisogno di trasmettere alle nuove generazioni la stessa passione e lo stesso entusiasmo che animava e continua ad animare le tante attività delle università che sono oggi presenti. È questa la sfida che oggi vogliamo accettare, vogliamo appunto intraprendere davanti a tutti voi come Unimed studenti e che speriamo di poter portare avanti con determinazione e con il vostro aiuto e la vostra collaborazione. Grazie.